Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi vediamo un po' come realizzare la tua bacchetta personalizzata se non decidi di comprarla. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo come oggi. Quindi da dove partire per realizzare una bacchetta magica? Se hai la possibilità, recati in un bosco o comunque in un parco e vai alla ricerca del ramo che ti piace di più, che senti, con cui senti una certa connessione, magari ne raccogli diversi e poi vedi tra quelli che hai raccolto quello che ti chiama di più. Se riesci, ma non è proprio indispensabile, puoi anche tener conto del tipo di legno che utilizzi. Per esempio, puoi decidere di utilizzare un ramo di un albero di melo o di noce e quindi vedere che significato ha quel tipo di albero e che proprietà ha quel tipo di albero. Metti caso che tu, per esempio, volessi principalmente focalizzarti su incantesimi, per esempio d'amore o di fratellanza, o se magari ti vuoi concentrare di più su incantesimi di successo, abbondanza e prosperità, potresti utilizzare dei determinati rami piuttosto che altri. Magari puoi anche decidere di, ovviamente, vedere il significato degli alberi e delle loro proprietà e vedere se rappresentano la persona che sei, i tuoi valori. Se per esempio sei una persona amorevole, una persona aperta, potresti decidere di utilizzare un ramo di melo, o se sei una persona molto frizzante, molto fresca e molto vitale e robe di questo tipo, potresti decidere di utilizzare magari un ramo di un limone. Insomma, valuta tu quale metodo preferisci utilizzare. Non devi per forza vedere il significato del ramo preciso, ma puoi anche semplicemente andare in giro per il bosco, raccogliere certi rami e poi decidere quale fa più per te, quale ti comunica di più. Quindi anche se prendi un ramo qualsiasi, non ti preoccupare se per caso tu decidi di focalizzarti maggiormente su un certo tipo di incantesimo, o se tu sei una persona di un certo tipo che magari potrebbe essere rappresentato bene per un determinato legno e albero, perché comunque si va a personalizzare la bacchetta, e quindi una volta che personalizzi la tua bacchetta impremi in essa tutto te stesso e puoi comunque far sì che il tuo intento e il tuo modo di essere e i tipi di incantesimi che vai a praticare maggiormente sono rappresentati e impressi nella personalizzazione della bacchetta. Quindi, per prima cosa, leviga le varie, tra virgolette, gobbe che vi sono nel ramo per renderlo più uniforme possibile. Se ti piacciono alcune, puoi anche decidere di lasciarle, non è per forza un must doveroso. Successivamente puoi anche decidere di togliere completamente tutta la corteccia, oppure quindi levigare tutto quanto la corteccia, oppure decidere anche di lasciarla così al naturale e lasciare la corteccia bella in mostra senza poi dover magari dipingerla. Ed eccoci giunti nella fase di personalizzazione della bacchetta. Puoi decidere di personalizzarla nel modo che più preferisci, puoi decidere di procurarti un cristallo che più ti rappresenta e di incollarlo con un po' di colla a caldo, o ancora meglio del fil di rame, se sei bravo a maneggiare il rame senza che il cristallo ti cada. Oppure puoi anche decidere di realizzare delle piccole sculture in pasta di sale che rappresentano te stesso o comunque i tipi di incantesimi che realizzi più spesso, come per esempio potresti realizzare una rosa in pasta di sale e poi dipingerla con l'acrilico. Se vuoi, puoi anche decidere di incidere delle rune. Preferibilmente ti suggerisco di incidere le tue rune di nascita, così da renderla molto più personalizzata e così da
imprimerle ancora più energia, e ti suggerisco di utilizzare solo una delle tue rune di nascita, così da non creare conflitto di energia e di potenza. Magari scegli quella con cui ti senti più legato, con cui ti senti più affine e quella che ti rappresenta di più. Una volta raccolto il bastoncino, ricordati di purificarlo con dell'incenso di salvia o della salvia essiccata, fumigarlo con la salvia, così da eliminare le varie energie negative o comunque le varie energie che ha accumulato nel corso del tempo. Una volta finito di personalizzare completamente la bacchetta, è giunto il momento di caricarla. Poi, ovviamente, come avevo suggerito nel video sugli strumenti che trovi in alto, puoi decidere comunque di caricarla con gli oli essenziali o comunque semplicemente puoi lasciarlo sotto i raggi della luna piena durante la notte, e una volta trascorsa la notte prendi la bacchetta e chiedile di aiutarti in questo percorso magico e di obbedirti. E il gioco è fatto, hai realizzato la tua bacchetta personale con cui puoi iniziare a fare molti più incantesimi. Ovviamente prenditi cura della tua bacchetta e trattala bene. Di tanto in tanto, se vuoi, puoi anche decidere di ricaricarla diverse volte, sempre durante la luna piena, giusto per rienergizzarla un pochettino, perché dopo un po' che la utilizzi, anche se comunque attira l'energia e proietta l'energia, un po' potrebbe farle bene avere un po' di energia lunare a suo favore. E con questo è tutto, spero di esserti stata chiara, spero di esserti stata utile. In caso di dubbi o non ti è chiaro qualcosa, lascia pure un commento sotto, che sono molto felice e grata di aiutarti. Ti ringrazio di cuore, Mellon, di supportare il canale vedendo appunto questo video, e se ti va anche di condividere o lasciare un like o un commento o iscriverti al canale, ti sono molto grata, ti ringrazio tanto del supporto e ti abbraccio. E ovviamente accolgo a braccia aperte tutti i nuovi iscritti, benvenuti Mellon, vi abbraccio forte e se vi va, e se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. E io vi auguro, ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon e buone magie!